Ciao ragazzi, cheers, che bella vita, come va? Spero tutto bene. Allora, niente, stavo parlando poco fa proprio di quella partita ieri su Tirol Bari con alcuni tifosi per telefono e niente, fondamentalmente è incredibile perché il pareggio andava bene, ma non per come si è messa la partita, perché come si è messa la partita meritava un po' di più il Bari, ma perché eravamo fuori casa. E quindi niente, era buono anche il pari con la quarta in classifica. Poi è arrivato questo gol bellissimo, fra l'altro, di Moracchioli, che ha una storia bellissima, straordinaria, perché giocava in una squadretta vicino a Pordenone, non vorrei sbagliarmi, e a gennaio lo chiama il suo agente e dice: "Guarda che ti ho venduto al Bari", e lui ha visto le stelle, non ci poteva credere, perché da un giorno all'altro è finito in Serie B. Gregorio Moracchioli fa un gol importante perché prendiamo 3 punti sulla quarta in classifica, e poi sapete che in eventuali playoff il posizionamento in classifica vale anche ai fini del risultato finale, perché lo sapete, no? Che se dovessero finire in parità le doppie sfide o la finale, passa la squadra meglio posizionata in classifica. Ok, niente ragazzi, mi sorprende un po' le dichiarazioni. Allora, partiamo da questo presupposto. Ieri il Sud Tirol ha fatto una partita corretta, senza esagerare nei falli, pochissimi falli, ha giocato in maniera molto corta, si è difeso bene, questo non c'è niente che dire. Primo tempo però non hanno fatto niente, secondo tempo non hanno fatto nemmeno nulla. Ho sentito l'allenatore loro, Bisoli, che dice: "Abbiamo avuto 2 azioni limpide nel secondo tempo". Ma Bisoli, ma mi devi spiegare, io ti rispetto perché sei un bel allenatore e la tua è una bella squadra. Assolutamente, sono dei tifosi anche belli, corretti e si meritano quello che hanno, ma come si fa a considerare nel calcio un'azione limpida se non hai manco tirato in porta? Cioè, qualcuno me lo deve spiegare. Bisoli, per 2 palle in mezzo che hai messo in area, sono 2 azioni, hai dominato nel secondo, ma dove hai dominato nel secondo tempo? Dai. Poi per quelli che parlano delle decisioni arbitrali, ragazzi, se i giocatori fanno falli in campo, sono tutti rossi. Tutti i rossi contro che ha avuto il Bari quest'anno sono stati tutti sacrosanti. Tutti i rigori a favore che ha avuto sono tutti sacrosanti, uno a uno, potete rivederli tutti. Assolutamente. Quindi, fondamentalmente, stai raccontando un'altra partita, Bisoli, fatelo dire, perché 2 azioni limpide nel secondo tempo, senza aver fatto un tiro in porta per tutta la partita. Wake up, you know, wake up. Senza parlare che il Bari ha tirato 4 volte in porta, il Bari ha avuto il 65% di possesso palla. E ragazzi, il Sud Tirol ha fatto 13 falli, fra l'altro, 13 falli, insomma, sono tutte statistiche che vanno a vantaggio del Bari. E niente, quindi io devo dire, e l'ho detto anche nel video post gara un minuto dopo, che è stata una partita vinta dall'intelligenza della squadra e dall'intelligenza del mister. Il mister l'ha preparata bene, è una vittoria di Mignani. È una vittoria di Mignani. Devo dire di più per chi mi ama seguire, per chi mi ama le mie analisi, che quando in una squadra l'allenatore al 70° del secondo tempo mette un ragazzino, cioè mette un ragazzo giovane su cui si punta, è un buon segno. È un buon segno, vuol dire che l'ha preparata in un certo modo. È un buon segno questo, mi seguite? È un buon segno. Poi la formazione di partenza molto bene. Diciamo che Folo Ruscio è il nostro motore a scoppio. È una forza, e la sua presenza in campo per noi è molto importante. In avanti condivido le scelte del mister, perché Antenucci porta esperienza. In queste partite adesso vale l'esperienza. Qua dell'esperienza, che Dira ormai è marcato sempre da 3 uomini, è nel contenimento, nella sopportazione del nervosismo, della tensione agonistica che si deve mettere in campo adesso, non c'è più quella spinta offensiva che facilita o agevola il gioco di Khedira. Poi devo dire di Cesare Vicari bene, molto bene. Caprile non è mai stato impegnato, il portiere del Bari. Però Bisoli dice che ha avuto 2 azioni limpide nella ripresa, e il Sud Tirol ha dominato senza impegnare il portiere avversario. Me lo spiegate, perché è interessante questa teoria, eh?
Devo dire Maiello, ecco, questo è un altro punto importante. Maiello così così, vabbè, fa sempre il lavoro sporco di interdizione, sempre top. Maiello e Maite Benedetti stanno un po' soffrendo, però entra Benali. È entrato benissimo Benali perché ha dato geometrie, ha controllato la palla. Secondo me è un giocatore che dovrà diventare titolare nel Bari. Spero che il Bari lo tenga, credo che sia in prestito. Dovrà diventare un titolare perché Benali lo considero un titolare. E Cetera anche è entrato molto bene. Cetera è entrato molto bene perché mette fisicità, controlla la palla, fa le sponde, poi ha messo l'assist di tacco, quindi Sava Sandir. E tutto qua ragazzi, poi domani faremo il punto sul Bari, cioè sul Bari, sulla Serie B, sull'ultima giornata, perché non si è risparmiata delle sorprese quest'ultima giornata, come vi avevo anticipato anche nel punto sulla B della scorsa settimana. Volevo fare un saluto a Franz Elafrato, che è un po' di tempo che non viene a commentarmi e che non lo sento, almeno su YouTube, cioè solo su YouTube perché non lo conosco di persona. E niente, Fran, fatti sentire se va tutto bene, fammi sapere. Cioè, se sei uno dei miei follower preferiti, sei il mio top follower forse. E niente, ragazzi, certo, sui social come nella piazza c'è molta gioia per questa vittoria. Perché intanto, cioè, credo. Mettiamo 4 punti, credo, mettiamo 4 punti sulla quarta, quindi non è male. Ed è un campionato che sembra, come dire, cristallizzato nelle posizioni davanti, però mai dire mai, perché la palla è rotonda, le partite si devono giocare. E in Serie B non è mai detta l'ultima parola, perché anche l'ultima squadra può vincere con la prima. E quindi si possono verificare sempre diverse situazioni e molto sta nella compattezza del gruppo, nel fatto che i compagni, i calciatori credano nelle idee dell'allenatore, si sentano tutti soddisfatti e coinvolti nel progetto, uno dei principali concern del nostro mister Mignani. Ai tifosi del Bari, che purtroppo per loro criticavano Mignani, fatemi una ragione, anche se Mignani le perdesse tutte le prossime in Serie B, avrebbe fatto comunque un campionato strepitoso. È un allenatore, un talento di allenatore, perché lui ha creato un gruppo forte e adesso ci sta mettendo dentro anche l'intelligenza. Fa un lavoro preparatorio, un lavoro di coesione molto importante. Bravo Mignani, ti faccio un applauso, ma io te lo dico da sempre, io te lo sto dicendo da sempre, da settembre, che dico che sei un grande mister e l'hai dimostrato ieri, perché la squadra ieri c'è stata in campo, ragazzi. Bari ha fatto una bella prestazione, una prestazione di carattere, di identità, si è sentito il Bari, si è sentita il coraggio e la consapevolezza dei nostri giocatori di poter portare a casa la partita. Questa identità, questa personalità, questo gioco, questo possesso, perché abbiamo dominato il primo tempo, nel secondo tempo più equilibrato, devo dire, è giusto questo, il secondo tempo più equilibrato, ma la nostra porta non è mai stata in pericolo, ok? Il nostro pareggio, fra virgolette, non è mai stato in pericolo, al massimo è stato in pericolo il loro pareggio, non il nostro. E quindi niente, un grande applauso a Mignani e a tutti quelli che lo criticano. Da adesso in poi, shut up, non potete più criticare il nostro mister, e che Dio ce l'ha mandato ragazzi, perché qua sapete che siamo là, vediamo come va. E ai tifosi piace naturalmente sognare. Un bel like se vi è piaciuto il video, fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al canale di Bella V. Un'iscrizione ragazzi non vi costa nulla, ma mi aiuta. Molti guardano il video senza iscriversi, non è carino, no? Guardare il video senza iscriversi. Iscrivetevi al canale Bella V. Ciao, cheers.